con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Questa squadra sa solo vincere, sono 5 di fila e oggi tocca a loro provare a fermarli. Che sfida ti aspetti, Luca? Sì, Fabio, stanno vivendo un periodo davvero magico. Fare risultato oggi è difficile, ma queste sono le partite più belle da giocare. È semplice trovare le motivazioni per affrontare una squadra che gioca così bene. Devono dimostrare di avere coraggio e di essere in grado di resistere alla pressione. Mi aspetto molto agonismo in campo. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Pierce, è un grande riflesso qui. Allontana il pallone. Nainggolan. João Pedro raccoglie un passaggio dalle retrovie. Pallone in profondità per l'Unità. E sarà rimessa con le mani. L'avversario ha avuto la meglio. Lazovic, prezioso anche in interdizione. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Intervento rischioso. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Ed ecco il cross. Da lì può crossare. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Misacane alza la testa alla ricerca di un compagno in avanti. Alza la palla in profondità verso un compagno. Palla nello spazio, attenzione. Va, la toglie dalla porta. João Pedro. Pallone lungo indirizzato verso la fascia. Il Verona ha la migliore difesa del campionato secondo le statistiche. Scodella in avanti. Lancia il compagno nello spazio. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Verona. Ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Cerca di contrastare la pressione dell'avversario. Pavoletti ci mette il fisico e conquista il pallone. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ecco Pavoletti. Birsa. Prova a tirare! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Il Cagliari deve ringraziare il proprio allenatore per il risultato ottenuto nella partita precedente. Un capolavoro dal punto di vista tattico. Beh, di sicuro non ha avuto paura di osare, di correre rischi. E ha fatto benissimo perché alla fine le sue scelte sono state determinanti. Può colpire! Pavoletti. Birsa. Bel pallone. Pavoletti. La allontana con forza. Butta dentro. Posizione irregolare però. Crescenzi. Non manca molto all'intervallo, ancora 0-0 in una partita però non priva di emozioni. Crescenzi.
Lazovic. La butta in mezzo. Lontano. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Lungo passaggio in avanti. Günther. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Lazovic. Scatta verso il pallone. Ci mette la testa e c'è il gol dell'Hellas Verona. Prima rete per l'Hellas Verona. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo, che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 dopo il primo tempo. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Daniel Bessa. Una buona palla, ha spazio per cercare il varco. Tenta di allontanare, qui deve tirare. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Faraoni riceve in posizione interessante. Para con grande sicurezza. Decide di non rischiare. Nainggolan. Pavoletti vuole la palla. Faraoni. Miguel Veloso. Nota una certa densità in mezzo all'area di rigore. Proprio così, Fabio. Credo vogliano limitare i danni sui traversoni e lanci lunghi, facendo massa al centro. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. Scatta verso il pallone. Ci mette una pezza. Henderson. Ionita. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Faraoni, di forza. Scatta verso il pallone. Daniel Bessa raccoglie un passaggio dalle retrovie. Pericolo. Spazza il più lontano possibile. Pellegrini. Gioca con un pallone lungo. Pellegrini. Non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Henderson. Ottima discesa sulla destra. Prosegue nella sua corsa, alla peggio nello scontro di forza. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Isacane. João Pedro. Nainggolan. Il tabellino dei marcatori è stato inaugurato poco prima dell'intervallo. E così siamo evidentemente sull'1-0. Miguel Veloso. Faraoni. Daniel Bessa. Henderson. Ottimo il fraseggio. Ha spazio sulla fascia. Ci può tentare la conclusione. Un buon tentativo, tutto sommato, anche se non è andato a buon fine. Il Verona ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner.
insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Sbattono ancora contro la difesa. Pellegrini tenta di scavalcare la mediana. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Cerca la profondità. Riceve il passaggio. Posizione regolare. Si libera alla grande. Qui cercherà il tiro. Questo è un errore che potrebbe davvero costare caro. Non si perdonerà facilmente quell'errore. Era una grande occasione e lui non è riuscito a sfruttarla. Henderson. 1-0 il risultato mentre ci avviamo alla fine. Lotta, ma perde l'equilibrio. C'è la palla lunga in avanti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Il Verona vede il traguardo. Sono a un passo da entrare nell'elite europea per la prossima stagione. Palla allontanata senza troppi complimenti. Pallone lungo in verticale. Bell'anticipo, pericolo sventato. La gioca sulla destra. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Qualche istante sarà tutto finito. Scatta verso il pallone. Faraoni riceve in posizione interessante. Deve buttare dentro un cross. Hanno ottenuto un fallo laterale. Crossa il pallone a centro area. Conclusione al volo! Ottimo disimpegno, fondamentale. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Uno scontro combattutissimo, ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato.